Oggi parleremo di Elisabetta Báthory, una delle donne più crudeli di tutti i tempi. Elizabeth è la protagonista di una vicenda che risale alla seconda metà del 1500. Questa giovane donna è conosciuta al mondo non per le gesta eroiche, quanto più per le gesta terrificanti. È infatti considerata la serial killer più sanguinaria di tutti i tempi. Eliza Báthory nasce nel 1560 presso un villaggio situato in Ungheria. Ella fu però allevata e cresciuta in Transilvania, una zona che oggi è conosciuta con il nome di Romania. L'albero genealogico di Elizabeth possedeva il re della Polonia, molti eroi di guerra e un cardinale. Per questo la sua era considerata una famiglia borghese e decisamente benestante. Ma si sa, non tutto è oro quello che luccica. La famiglia della Báthory era infatti solita ad accoppiarsi e sposarsi tra consanguigni. Anche il padre di Elizabeth era sposato proprio con la sua stessa cugina. Forse per questo motivo molti componenti della sua famiglia soffrivano di vari disturbi mentali e mostravano evidenti segni di schizofrenia e epilessia. Anche Elizabeth Báthory soffriva di tali disturbi. Fin da piccola, infatti, soffriva di un evidente disturbo di personalità e passava in modo repentino da stati d'animo opposti. Le tradizioni che venivano inoltre praticate al tempo non giovarono mai alla salute mentale della giovanissima Elizabeth. Spesso si ritrovava ad assistere a terribili torture condotte da componenti della sua famiglia ai danni di presunti traditori. A soli 11 anni poi venne promessa in sposa al conte Ferenc Nandasi, con il quale condivideva le sue tendenze sadiche. Il marito, proprio come Elizabeth, amava infatti torturare i propri servi, ma a differenza della moglie non li faceva fuori. Il marito aveva studiato a Vienna, dove si era dimostrato un buon atleta. Inoltre faceva all'epoca parte di un gruppo di spadaccini particolarmente abili, noti come il Terribile Quintetto. Amava torturare i servi senza però farli fuori. Una delle sue pratiche preferite consisteva nel cospargere di miele una ragazza nuda e lasciarla legata vicino alle arnie e nella sua proprietà. Il marito era quasi sempre lontano da casa per combattere i turchi e la responsabilità del castello dove risiedeva era affidata a Elizabeth. Elizabeth amava vestirsi da uomo, ma nel contempo era ossessionata della sua bellezza femminile. Verso i 18-19 anni ebbe una figlia da una relazione illegittima e la affidò a un contadino. Nei 10 anni di matrimonio non ebbe figli, ma nei 9 anni seguenti partorì 3 figlie e un figlio. Fu una madre molto protettiva e gestì bene la servitù del castello. Col passare del tempo, quando il marito era lontano da casa, Elizabeth cominciò a far visita alla contessa Carla, sua zia, e a partecipare a delle orge da lei organizzate. Conobbe nello stesso periodo anche un'esperta di magia nera che incoraggiò le sue tendenze sadiche. Questa maga, conosciuta come Dorca, e il suo servo Torco le insegnarono i segreti e le pratiche della stregoneria. Ecco cosa scrive in una lettera al marito: ho appreso da Torco una nuova tecnica. Prendi una gallina nera e la percuoti con la verga bianca. Ne conservi il sangue e lo spalmi un poco sul tuo nemico. Se non hai la possibilità di cospargerlo sul suo corpo, fai in modo di procurarti uno dei suoi capi di vestiario e impregnalo con questo sangue. Elizabeth riteneva un affronto intollerabile la fuga di una serva e la punizione era quasi sempre la morte. Una sera una ragazza di 12 anni, Dora, riuscì a sfuggire dal castello con indosso una lunga camicia bianca. Venne presa poco dopo e condotta dalla contessa, la quale la costrinse ad entrare in una gabbia cilindrica, troppo stretta per sedersi e troppo bassa per stare in piedi. La gabbia venne quindi sollevata da terra tramite delle carrucole e spinta contro dei paletti appuntiti. Il valletto nano al servizio di Elizabeth, Firsco, manovrò le corde in modo che la gabbia oscillasse. In questo modo il corpo venne fatto a pezzi. In un'altra occasione, in pieno inverno, fece condurre nel cortile, sotto la sua finestra, delle ragazze denudate. Ordinò quindi di versare acqua su di loro. Le ragazze persero la vita per assideramento. Suo marito non era inferiore a lei quanto a crudeltà. Una volta ai due sposi venne il sospetto che una serva si fosse finta malata. La fecero
così infilare tra le dita dei pezzi di carne impregnata di olio, ai quali fu poi dato fuoco. Dopo questo fatto, ben pochi osarono dichiararsi ammalati. I segni della sua pazzia si palesavano sulle serve casalinghe sempre più duramente per i loro errori. Tuttavia, il peggio deve ancora venire. Infatti, un giorno qualcosa accadde, qualcosa che segnò profondamente il destino di tutte le successive centinaia, si parla appunto di centinaia, vittime della crudeltà di Elizabeth. Mentre stava colpendo infatti una delle sue domestiche, una singola goccia di sangue di quest'ultima le cadde sulla mano. La follia perversa di Elizabeth la convinse che in quel punto preciso sul quale era caduto questo sangue, la pelle sembrava essere ringiovanita, era come diventata più giovane. Da quel momento in poi, infatti, dal 1585 al 1610 cominciò a fare una vera e propria strage di ragazze. Si stima che le sue vittime siano dalle 100 alle 300 e anche se i suoi familiari conoscevano molto bene quello che Elizabeth faceva, nessuno le disse mai nulla. Con il sangue delle ragazze vergine, Elizabeth si faceva dei pacchi di bellezza, lo beveva e lo utilizzava in svariati modi. Il sangue veniva estratto capovolgendo i corpi che erano incisi alla gola. Che cosa ne è stato di questa Elizabeth, mi chiederete voi? Beh, Elizabeth non uccideva soltanto le domestiche o ragazze di classe sociale inferiore. Ha cominciato infatti a far fuori anche ragazze aristocratiche che, secondo il suo folle punto di vista, avevano il sangue di maggiore qualità per le sue cure di bellezza. Un giorno però, dopo diverse sparizioni, arrivarono anche delle denunce che furono presentate alla Chiesa Cattolica. Quando delle denunce delle sparizioni delle giovani aristocratiche arrivarono alla Chiesa Cattolica, l'imperatore Mattia II, che era meno ricco della contessa ungherese, intervenne ordinando un'indagine sulla nobildonna. Gli inviati dell'imperatore entrarono di nascosto nel castello e colsero sul fatto Elizabeth mentre torturava alcune ragazze. Trovarono anche in molte stanze e nelle prigioni cadaveri straziati e donne ancora vive alle quali erano state amputate parti del corpo. Fu incriminata e murata viva in una stanza del suo stesso castello con un foro per ricevere il cibo. Morì 4 anni più tardi, lasciandosi morire di fame in quella cella. Altre 4 persone, tra cui la sua fedelissima domestica e il suo amante, un esponente della piccola nobiltà locale, furono condannati come suoi complici e torturati con le seguenti sentenze. Uno di loro fu decapitato e gettato nel fuoco. A Iola furono amputate le dita e poi bruciata viva insieme ad Orca, mentre alla meno cattiva, diciamo, di questo gruppo, ebbe una condanna, se vogliamo, più mite, perché ella si era limitata a nascondere i cadaveri delle fanciulle uccise e a volte, finché erano ancora in vita, cercava di dare loro da mangiare a rischio della sua stessa vita. Non è mai stato chiaro il numero esatto delle presunte vittime, ma su diari presumibilmente falsificati e dai suoi appunti emergono 650 nomi accuratamente trascritti. Se questi nomi fossero esattamente quelli di tutte le vittime, ciò farebbe di lei la più efferata e più grande assassina seriale di tutta la storia. Tuttavia, gli storici hanno ridotto il numero delle vittime entro un numero compreso tra i 100 e i 300. La sua storia sfuma nella leggenda e è condita ovviamente da tradizioni popolari. Secondo le calunnie, Elizabeth Bathory è infatti diventata un personaggio di culto anche nell'immaginario vampiresco. Ragazzi, questa più o meno era la storia di oggi. Io spero che questa storia vi abbia incuriosito. Se vi ha incuriosito, mi raccomando, lasciate un mi piace e spero di potervi vedere al prossimo video.